e grazie di essere insieme a noi per questa ricorrenza. C'è da chiedersi che senso abbia nel 2016 venire a onorare Raffaello, ad onorare la sua tomba, e credo che ci sia un senso in questo. Il senso è quello di trovare qui quella fonte del mito che ha attraversato poi tutto l'Ottocento e per la nostra piccola, gloriosa, ma comunque piccola Accademia ha il significato di capire da dove si è partito. Da dove è partito questo movimento raffaellesco? Perché fu un vero e proprio movimento quello che nell'Ottocento ha portato nella sua città all'acquisizione della casa e alla creazione di un monumento. E forse attraverso l'esempio e il mito di Raffaello si è contribuito in qualche misura, come ci insegnano delle belle pagine, anche all'unità nazionale. La figura di Raffaello non può essere limitata alla città di Urbino, non è limitata a Firenze, non è limitata a Roma. Raffaello è davvero un patrimonio che varca i confini. E proprio questa idea di varcare i confini, andare oltre, non restare chiusi nel cortile, è un'idea che tocca l'Accademia, che si pone il compito di coltivare il mito di Raffaello. È un compito gravoso, forse per me e per alcuni degli accademici ha un senso particolare, perché abbiamo iniziato una nuova esperienza. Da poco più di qualche mese stiamo tentando di guidare la nostra zattera su mari sempre meno burrascosi, speriamo, e abbiamo un obiettivo da condividere con la comunità scientifica, che è l'obiettivo di onorare Raffaello e preparare il modo per onorarlo al meglio in occasione del 500° anniversario della sua morte, che ricorrerà nell'anno 2020. Ancor prima avremo anche un piccolo appuntamento, che saranno i 150 anni della nostra Accademia nel 19, ma una volta che ci siamo allenati per il 19 arriveremo al 20 in grande forma, e questo lo auguro a me, lo auguro agli accademici, lo auguro a tutte le persone che hanno in Raffaello per i propri talenti un modello di una vita non sprecata, messa a disposizione del meglio, messa a disposizione degli altri, messa a disposizione del tempo. E io non credo di avere altro da dire se non davvero un enorme grazie alle persone che come me hanno attraversato una specie di mulattiera per arrivare a Roma alzandosi presto il mattino, alle persone che si sono alzate presto anche da Roma per arrivare attraverso strade che non sono mulattiere ma che comunque le hanno condotte qua, ed è una infinita gioia vedere tra voi persone che conosco poco, persone che conosco da un po' di tempo e persone che conosco da una vita, per aver con loro passato, penso, gli anni più belli della giovinezza. E questo ricordo personale è puramente da accantonare, il nostro primo pensiero è naturalmente per chi ci ha raccolti qua.